Grazie. Se mi metti la terza slide, intervengo come assessore al welfare. Abbiamo anche la terza, avanti. Questa qua. Sì, questa qua. Ovviamente noi ci siamo occupati non della realizzazione della struttura, perché come ha detto Mauro è l'artista, la sua società che lo fa, non solo ci siamo occupati non solo delle questioni legate alla sicurezza, protezione civile con la prefettura di Brescia, coinvolgendo anche la polizia locale della città di Milano e della città di Brescia, e voglio ringraziare ovviamente per la disponibilità, ma compito nostro principalmente l'assistenza, la tutela e l'assistenza sanitaria. Quante persone arriveranno lì? Decine e decine di migliaia, dal 18 di giugno al 3 di luglio, questa è la data, sono le date. Noi dobbiamo essere in grado di assistere chiunque arrivi lì per qualunque necessità abbia. Quindi abbiamo potenziato le azioni, soccorsi extra ospedalieri a REU, ovviamente pronta a intervenire come sempre fa in ogni momento, vigilanza in tema di igiene e prevenzione sanitaria coinvolgendo la TS di Brescia e la TS di Bergamo. Sapete che il Lago d'Iseo è sia provincia di Brescia che provincia di Bergamo, quindi le due ATS sono coinvolte. Potenziamento dell'assistenza primaria di guardia medica turistica, la TS di Brescia, la TS di Bergamo, ma anche la TS della Montagna. E infine incremento della recettività del pronto soccorso ospedaliero della serie non si sa mai, la TS, la SST, l'ospedale della Franciacorta, che è il più vicino e il più attrezzato. Per fare tutto ciò abbiamo già stanziato un importo di 535.000 euro, con una riserva che teniamo a disposizione se dovesse servire, perché tutto possiamo fare tranne che non avere il 110% dell'assistenza possibile per tutte queste persone. Sarà un evento mondiale, una vetrina del mondo come per Expo, limitata nel tempo certamente, però vogliamo essere all'altezza e saremo all'altezza della situazione. Voi sapete che in contemporanea ci sarà un altro evento mondiale che inizia il 21 di giugno su un altro lago, il lago di Como, a Esino Lario, il raduno mondiale di Wikipedia, ma anche lì ci saranno altre iniziative che annunceremo prossimamente. Queste sono quelle che abbiamo previsto, quindi siamo soddisfatti della collaborazione con la prefettura di Brescia, con i comuni, con i sindaci della zona e con tutte le istituzioni, e pensiamo che sarà un altro grande successo. Per far partire come si conviene questa grande iniziativa, abbiamo organizzato, i sindaci hanno organizzato, e noi saremo presenti, l'invito rivolto anche a voi naturalmente, il 18 di giugno alle 6 del mattino, una colazione per far partire l'evento lì a Sulzano, giusto? Nel bar non si sa quale, va bene, lì a Sulzano, che non è grandissimo. Quindi se volete venire il 18 di giugno alle 6 del mattino, vi consiglio di arrivare lì un po' prima, perché ci sarà già, festeggeremo la partenza di questo grande evento. Bene, sono domande?